questo caso, come vedete dalle foto, presenta un gibbo nella visione di profilo, mentre nella foto frontale vediamo che la piramide nasale ha una convessità verso destra, quindi lateroconvessità destra. All'esame obiettivo endonasale e supportato dall'endoscopia nasale, il setto nasale si presenta altrettanto lateroconvesso verso destra, creando un'ostruzione completa, quasi completa della fossa nasale destra. Il meato medio di destra è compresso in quanto il setto nasale deviato preme sul turbinato medio, mentre il turbinato inferiore sinistro presenta una notevole ipertrofia compensatoria. In questo caso l'intervento è stato eseguito con la tecnica chiusa. La parte cartilaginea del setto nasale deforme è stata rimossa completamente, modellata e reinserita con delle fissazioni extracutanee e con dei fili di sutura, utilizzando la tecnica che viene denominata settoplastica extracorporea. Sempre per correggere questo lato convessità destra è stato messo anche un innesto che viene chiamato in questi casi spreader graft a sinistra. Decongestione dei turbinati eseguita con la tecnica del laser a diodi e la correzione del profilo. Quello che vediamo nelle foto è il risultato dopo un mese dall'intervento.